splendida località che si chiama Palma di Mallorca, dove incontriamo naturalmente il nostro mentore, quello che sarà la nostra guida spirituale, ossia Marco Casale, naturalmente accompagnato, come è successo poi per tutta l'estate, poi da grandi personaggi. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, Marco, ormai qui nell'isola veramente potremmo dire che sei uno dei boss. Beh, vabbè, adesso non vorrei allargarmi a dire boss, no, esagerato. Se decisamente possiamo dire sindaco. Tu da 3 anni poi vivi ufficialmente qui. Sì, sono adesso 3 anni che sono qui a Palma di Mallorca e... Sei rinato. E sono praticamente, sì, rinato, sto veramente bene, non posso assolutamente dire niente di male. Potremmo dire che questa poi è veramente la tua grande seconda occasione, perché poi noi era parecchio che non ci vedevamo, poi televisivamente parlando, da tempo, e ti ho trovato veramente in grande forma, ma soprattutto contento, meglio, ancora più contento di prima del lavoro che fai. Certo, rinati, felici e che dire, andiamo a fare le pappe. Franco Moraghi, innanzitutto ben arrivato sull'isola, come stai? Bene, ciao a tutti, benissimo. Poi quando vengo a Palma sto benissimo. Tra un pochino noi ti vedremo poi all'opera, quindi fra un pochino nel tuo habitat naturale, all'interno di un club, faremo 2 chiacchiere con te e cercheremo un po' di svelare i segreti di Franco Moraghi. Perfetto, vi aspetto nel club con Marco. Esattamente, a tra poco. Noi nel frattempo, diciamo, iniziamo questa fantastica avventura qui a Palma del Mallorca, naturalmente con Life Television, naturalmente con la guida di Marco Casale. Ciao. Raccontaci un pochettino di Palma, cosa succede, cosa vale la pena vedere. Bene, innanzitutto buonasera e bentrovato Andrea Fragasso, a tutti quanti gli amici di Life Television. Siamo qui in questa splendida isola, la più grande delle isole Baleari. Abbiamo, a parte una vita notturna molto, molto bella, molto energica. Molto energica, sì, con tantissimi locali differenziati per vari stili di vari tipi di turismo, da inglesi, tedeschi, spagnoli e italiani. Anche una vita culturale molto, molto bella. Abbiamo tantissimi musei, abbiamo qui la fondazione di Juan Miró, che è uno dei pittori più famosi del mondo, cioè almeno per me è il mio preferito. Ha vissuto qui a Palma di Mallorca Chopin, un grandissimo musicista, in un pueblo, in un paesino arroccato nelle montagne, si chiama Val de Mosa. Giulio Verne si è ispirato a delle grotte che abbiamo qui a Palma di Mallorca per scrivere Viaggio al centro della Terra, un posto bellissimo. Abbiamo uno zoo safari, delle spiagge meravigliose, 36 porti e potrei continuare all'infinito. Per quanto riguarda la parte un po' più ludica, ossia quella relativa al divertimento, tu poi hai un ruolo importante in quanto gestisci delle strutture di grande, grande importanza, soprattutto le strutture che ogni giorno ospitano migliaia di persone. Sì, diciamo, io ho iniziato questo percorso con queste discoteche, hanno accettato il mio progetto e stiamo cominciando a portare ospiti internazionali, molti, molti italiani. Praticamente si può dire che abbiamo portato quasi tutti quanti i DJ italiani che ci sono, nonché DJ stranieri. È stato mercoledì scorso qui David Guetta, questa sera c'è DJ Sammy, Eric Morillo, Roger Sanchez, per non parlare di tutti quanti il parterre di italiani, da Giotti Vanelli, Claudio Coccoluto, Ralph, Alex Neri, Franco Moiraghi, Cristian Marchi, Maurizio Gubellini, Gianluca Motta, Dottor Felix. Adesso non ho menzionato solo alcuni perché non potrei dire tanti. Se apriamo un flyer e vediamo un attimino, in una stagione possiamo arrivare a toccare quasi 300 ospiti, 100 italiani e altri 200 stranieri, come John Acquaviva, Eddie Grant, Loco Dice, Josh Wink.
noi andremo un po' a cercare di capire, di valutare, di sperimentare, di vivere insieme a voi queste sensazioni, proveremo a comunicarvele nel migliore dei modi, anche se il migliore è sempre quello di venire fisicamente qui e godere questa fantastica isola. Andremo in giro per tutti questi locali, naturalmente ve li faremo scoprire, vi faremo scoprire le bellezze dell'isola. Tutto questo grazie a Marco Casale, grazie a Life Television e grazie a voi che ci seguite sempre. Grandi. Naturalmente dall'esterno del Titos, naturalmente nel nostro tour qui a Palma di Mallorca, sempre con il nostro mentore Marco Casale, oggi ci fai conoscere poi un personaggio importante. Il personaggio più importante dell'isola, possiamo dire il sindaco dell'isola, Massimo Visaccio. Cioè, perdona, non eri tu il sindaco dell'isola? No! Allora Max, come va innanzitutto? Perfetto ragazzi, siamo qui quasi a fine agosto, la stagione è andata benissimo qui al Tito, siamo andati anche quest'anno con tutta la crisi, le bombe che hanno messo qui i nostri nemici dell'Eda, è andato benissimo. Questa sera ci ritroviamo ancora con la chiusura dell'Italia Style con il nostro amico Marco e Franco Moiraghi da Ibiza. Abbiamo fatto i DJ più importanti da Vannelli a Ralph e tutti gli altri. L'Italia Style creato 10 anni fa da me e altri due ragazzi. Adesso qui a Mallorca tutte le estati da giugno a settembre. Ci sposteremo per altre date a Praga e a Miami quest'anno, quindi ci vediamo prossimamente ragazzi. Quindi potremmo dire un progetto che sta diventando molto grande e che si sta allargando in modo esponenziale, perché insomma vi trova un po' presenti poi nei principali punti del divertimento in Europa, perché ormai ci sono 3-4 punti che stanno un po' prendendo il sopravvento, no? Esattamente, noi iniziamo 10 anni fa qua nell'isola di Mallorca con l'idea dell'Italian Style, adesso lo stiamo facendo già a Praga da 5 anni e prossimamente apriremo a Miami. Già abbiamo provato quest'inverno, è andata benissimo, quindi siamo pronti per iniziare anche a Miami, soprattutto nella data del Winter Conference Music. Potremmo dire che dove c'è il divertimento ci siete voi. Esattamente, qui io e Marco presenti in tutte le parti dove c'è divertimento. Live Television naturalmente, grandi, continua il nostro tour. Ciao, grazie ciao, Marco, ciao. Grandi, ciao. Benvenuti in Spagna, Paolo da Magliani a Tito Silenti, Spagnoli, ci vediamo a Tito! Abbiamo sentito! Dice! Bene, sempre naturalmente dall'isola. La musica è la risposta, questo è un pochettino quello che ci può comunicare naturalmente. Facciamo vedere. Esattamente. Music is the answer. Allora, Franco Moiraghi, grande, grandissimo artista, 30 anni di carriera, diciamolo. Cioè, lui praticamente è nato direttamente con le cuffie. Sono già uscito dal mente di mia madre con le cuffie. Esattamente. Allora, naturalmente diciamo in 30 anni ne hai visto veramente di cotte e di crude. Beh, ho passato tutte le generazioni, io ho iniziato nel 78, andava la musica anni 70, poi ho vissuto la musica anni 80, bellissimo, il periodo della New Wave, poi è arrivata nell'86 è nata la House Music da Chicago, quindi ho vissuto tutta la musica house, e poi la Seed House, poi la Techno, poi il Funky, poi l'House Funk, tutto.